Bentornati su Team Tech, io sono Federico e oggi vi trovate qua seduto davanti al mio Sinto amplificatore perché vi voglio parlare di un prodotto abbastanza interessante di Oki, specifico per le persone che come me hanno un Sinto amplificatore non troppo nuovo e che quindi non supporta la ricezione Bluetooth. Questo che vuol dire? Vuol dire che con questo aggeggetto qua potrete trasmettere o ricevere un segnale Bluetooth, ad esempio dal vostro smartphone o da altre sorgenti che fra poco vedremo, e farlo riprodurre dal vostro impianto serio di casa. Ancora meglio di avere per esempio un Chromecast, io ho anche un Chromecast qua, ma il Chromecast presuppone il fatto che voi dobbiate accendere la televisione perché io ce l'ho messo in serie sulla televisione. Invece con questo aggeggetto qua voi trasmettete l'audio direttamente alle vostre casse senza dover accendere il televisore, quindi ottima cosa. Ve ne parlo un po' meglio e cominciamo con la recensione. Cominciamo dalla dotazione della scatola, che è abbastanza buona perché oltre al prodotto trovate il cavo micro USB per l'alimentazione, trovate il cavo ottico, trovate il cavo RCA, per intenderci quello che finisce con i due split bianco e rosso, e trovate un jack da 3,5 mm, 3,5, 3,5. Quindi questo prodotto voi come lo alimentate? Lo alimentate con una micro USB. Semplicemente io l'ho collegato con un caricabatterie da smartphone. Una volta collegato si accende la parte superiore, che è tutta touch, è sia touch sia ha degli indicatori luminosi, fatta veramente molto bene. Come potete vedere è minimal e si inserisce benissimo nel contesto un po' degli amplificatori, che sono quasi tutti neri. Ora, una volta collegato e acceso, voi dovrete decidere se innanzitutto accenderlo e mettere in bypass mode o in Bluetooth mode. Allora, io la bypass mode onestamente non l'ho mai usata perché è una modalità, da quello che ho capito, di uso passivo. Quindi una volta acceso il prodotto, meglio collegato, fatti i vari cablaggi, voi dovete scegliere se fare metterlo in bypass mode o in Bluetooth mode. Ovviamente i cablaggi vanno effettuati in base al tipo di modalità che state usando. Il bypass mode semplicemente serve per mettere in contatto la fonte con l'output. Quindi, ad esempio, banalmente, voi avete il televisore, avete le vostre casse Bluetooth preamplificate. Cosa fate? Voi mettete in bypass mode il dispositivo, fate entrare l'audio dal televisore nel dispositivo e lo fate uscire all'interno delle casse. A cosa serve questo? Serve che, ad esempio, se avete un televisore, un monitor particolarmente nuovo o particolarmente vecchio, e viceversa, le vostre casse sono particolarmente vecchie o particolarmente nuove, potreste incontrare dei problemi di compatibilità. Ad esempio, il televisore esce solo in ottica e il vostro impianto non ha l'uscita ottica. In questo caso voi risolvete con questo. Ma la modalità che a me è piaciuta di più è quella Bluetooth. Perché? È molto interessante perché con la configurazione Bluetooth, che è quella che sto utilizzando io, voi collegate, io in questo caso ho collegato con il cavo ottico il ricevitore all'impianto, e poi là vi potete sbizzarrire. E questa secondo me è la modalità più solida, più interessante del prodotto, perché voi impostate il prodotto una volta su modalità ricevitore e su Bluetooth, cosa succede? Succede che voi potrete pilotare delle casse che non hanno il Bluetooth. In che modo? Con un'uscita ottica, con il jack o con l'RCA. Ovviamente tutte le casse in output devono essere amplificate perché questo non è un amplificatore, ma detta in parole povere per i meno esperti di audio, questo prodotto sopperisce alla mancanza di Bluetooth delle vostre casse. Per farvi un esempio, come vi stavo dicendo nell'introduzione, il mio impianto non ha il Bluetooth. Non ha il Bluetooth, io ho collegato il prodotto, l'ho impostato in modalità, come detto, ricevitore Bluetooth, quindi non in modalità bypass, perché l'input, la mia sorgente, sarà il Bluetooth e non sarà una sorgente che ho collegato direttamente qua. Fate attenzione, è più difficile a spiegarlo che poi a vedere come funziona. E io ora posso mettere una canzone a caso. Running from my shadow, running from
pounding my knees, ready for peace. But the voices, they keep talking to me, and I keep going to meetings, I pray every evening. Direi che può bastare perché si è capito come funziona, la ricezione è veramente veramente buona, stabilissima, prende a tantissimi metri visto che ha delle antenne integrate, ho visto veramente molto buone, insomma un prodotto che funziona bene. Quindi per concludere, come avete capito, la recensione non voleva entrare troppo in tecnicismi perché né io sono un esperto di audio né immagino che gli esperti di audio abbiano bisogno della mia recensione per comprare questo prodotto. Però questa recensione, questa prova è stata molto utile secondo me per tutte quelle persone che hanno impianti di livello, magari comprati tanti anni fa già preassemblati e che sono ancora buoni perché gli impianti di livello durano veramente decine di anni e vogliono però fare un upgrade della parte funzionale. Chi vuole fare un upgrade della parte funzionale, quindi vuole aggiungere il Bluetooth al proprio impianto, oppure come detto ha un impianto vecchio e un televisore nuovo o viceversa, con questo aggeggino può farlo. Potete ricevere in Bluetooth e trasmettere a tutti gli impianti che abbiano uscita ottica, entrata ottica, entrata jack o RCA, quindi a tutti gli impianti presenti sul mercato. Il prodotto funziona veramente bene, le istruzioni sono veramente facili, quindi anche per chi non è esperto installare tutto è facilissimo e soprattutto è un prodotto molto economico per le funzioni che offre secondo me, perché a questo prezzo avete un oggettino che vi completa l'impianto a veramente poco. Spero di essere stato chiaro, perché semplificare i tecnicismi di un prodotto del genere vi assicuro che non è semplice, quindi se avete da farci delle domande scrivetele qua sotto e risponderemo nel più breve tempo possibile. Ci vediamo sempre qui su Team Tech, un saluto da Federico, ciao!